Troppo freddo e così le batterie delle auto elettriche vanno in tilt. Succede nel nord-est degli Stati Uniti, attraversati in questi giorni da una forte ondata di maltempo spinta da un'eccezionale bassa pressione caratterizzata da forti venti, tanta neve ed aria polare proveniente dall'Alaska che ha fatto crollare la colonnina di mercurio. Temperature anche oltre 20 gradi sotto lo zero dall'Iowa al Michigan, dall'Ohio agli stati della North East Coast. Centinaia di migliaia di modelli elettrici, in particolare quelli della Tesla, del multimilionario Elon Musk, fuori servizio. Per quelli che hanno resistito al freddo estremo, in molti casi l'autonomia si è ridotta anche del 30%. È l'effetto del gelo sulle batterie che alimentano i motori elettrici di queste vetture, spiegano gli esperti, perché funzionano attraverso reazioni chimiche con elettroni e ioni che si spostano da un lato all'altro dell'accumulatore. Quando fa troppo freddo, queste reazioni rallentano oppure si fermano completamente. A peggiorare la situazione anche i tempi di ricarica, che si allungano notevolmente rispetto al normale. Qui siamo a Chicago, nell'Illinois, nella terza città degli Stati Uniti per popolazione. Sono migliaia le auto rimaste al palo, con i proprietari costretti a lasciarle nei parcheggi o lungo le strade.